Adesso che abbiamo capito come funziona una rete sotto switch e soprattutto un'impostazione iniziale delle VLAN, andiamo a vedere un po' più nello specifico, un po' più nel dettaglio come si customizzano, tra virgolette, degli elementi che si chiamano VLAN database. Ho ripreso proprio per questo motivo un esempio di prima, okay, dove c'erano le suddivisioni, tra virgolette, all'interno del nostro set di uffici, okay, quella che era una divisione logica di economia e la parte di development, quindi la parte di sviluppo. Allora, che cosa succede? Vado a semplificarla un po', tolgo un po' di elementi che non ci servono, perché vorrei focalizzarmi su queste due tipologie di struttura. Quindi ho lo switch della stanza 2 e lo switch della stanza 1. Allora, ogni singolo switch, quando ci vado sopra, quindi vado nel dettaglio, vado su config, ha un elemento che si chiama di switching VLAN database. Praticamente cosa succede? Allora, idealmente dovete pensare alla VLAN, al VLAN database come una sorta di memoria in cui vengono archiviate le informazioni relative a ogni singola VLAN, quindi una sorta di segmentazione, quindi una sorta di divisione delle LAN che noi abbiamo a disposizione. Cosa significa praticamente? Questa tipologia di database consente allo switch di mantenere traccia di ogni singola VLAN creata, ovviamente, gli associa un ID e che cosa mi permette di fare? Allora, intanto, utilizzando il database VLAN e quindi segmentando queste tipologie di strutture, abbiamo una separazione, non, abbiamo una separazione logica, ma soprattutto in un certo senso anche paradossalmente fisica. In che senso? È che in pratica gli instradamenti che vengono effettuati di un pacchetto e l'altro praticamente non vanno ad impattare lo stesso identico canale di comunicazione. Questo è veramente, veramente, veramente utile quando ci troviamo esattamente davanti ad una situazione di questo genere. Ok? Guardate, l'idea è proprio questa. Immaginatevi di voler gestire o comunque sia i nostri canali di traffico in maniera totalmente separata. In questo caso, che cosa succede? C'è un miglioramento utilizzando i VLAN database, che è un miglioramento di sicurezza. Perché? Perché in un certo senso il traffico che noi andiamo ad instradare, o comunque sia il traffico che andiamo a gestire su una VLAN, essendo concettualmente e paradossalmente anche fisicamente isolato, ok, evita, ok, riduce, tra virgolette, quelli che sono gli attacchi di sniffing, ok, o di spoofing tra dispositivi che non devono comunicare tra di loro, ma che comunque si trovano sulla stessa identica rete. Infatti, qual era la situazione? La parte di economia che si trova su 192.168.1x non riesce a raggiungere ovviamente 192.168.5x, ma tecnicamente si ritrovano sulla stessa identica rete. Allora, come facciamo ad effettuare questa tipologia di suddivisione principale? Allora, la prima cosa che dobbiamo fare sarà sicuramente per ogni singolo switch, ok, creare dei virtual LAN database. Guardate. Gli vado a dare un number che sarebbe un identificativo univoco, questo mi serve, ok? Questo qui sarà 1. Ad esempio, dato che 1 è quello di default, lo lascio stare. Per esempio, gli do un 10, ok? La VLAN name sarà praticamente economia, ok? Vado in add, benissimo. Stessa identica cosa per development, ok? E quindi gli diamo un altro identificativo che sarà per esempio il 20. Vado in invia. Eccolo qua. Abbiamo queste due configurazioni. Stessa identica situazione dovrò fare, guardate, avendo la cura ovviamente di avere gli stessi identificativi. Quindi sulla VLAN 10, questo qui sarà economia. Vado ad aggiungerla e ovviamente qui 20 sarà development. In questo caso, stessa identica situazione vado a fare sullo switch main che dovrà gestire ovviamente anche queste virtual LAN. Vado su VLAN database, scusatemi, vado a mettere 10 economia e poi in 20 development. Ok? A questo punto cosa succede? Bene, l'idea è questa. Tecnicamente questo filtraggio, comunque sia il livello, tra virgolette, di operatività, lo andiamo a recuperare direttamente su ogni singolo device che è connesso. Guardate, vi faccio vedere. Vado a fare un cattura, giusto per farvi capire, e lo ritardo di qualche secondo. Faccio di 3 secondi. Eccolo qui. Allora,
Vabbè, facciamo finta che ci sta abbastanza bene questa tipologia di operazione. Allora, se ci fate caso, guardate, su ogni singola fast Ethernet che noi abbiamo sullo switch, praticamente noi abbiamo una VLAN selezionata che è la 1. Di default praticamente viene impostata tutte quante come VLAN 1, perché tecnicamente anche la rete principale, o comunque sia, se ci connettiamo ad uno switch, lui ha una sola VLAN in questo caso, che è praticamente quella che ingloba tutto. Bene, però tecnicamente che succede? Questo elemento qui è connesso, ok, a quale struttura? La fast Ethernet 01, ok? E infatti l'idea è proprio questa. La fast Ethernet 01 di questo PC, ok, deve essere connessa, dato che quello è di economia, guardate, a 10 economia, ok? Poi, stessa identica situazione, il secondo sarà development, quindi ritorno su, scusatemi, la fast Ethernet 1 sarà development, e poi la fast Ethernet 2 sarà ancora development. Vedete? Quindi in questo caso ho impostato le VLAN in maniera che lo switch che ospita ovviamente questi dispositivi, ovviamente faccia una separazione effettiva di quelli che sono. Di quelle che sono le comunicazioni, di quelle che sono le LAN che stiamo generando. Vedete, la prima è in up, la seconda e la terza stanno ancora in configurazione perché ci vuole tempo per effettuare questa operazione. Vado a fare la stessa identica cosa di qua e gli devo dire che il primo sarà sicuramente l'economia, ok? Vado ad effettuare quindi l'operazione sul secondo che sarà ancora economia. Scusatemi, vado in config, scusatemi, non devo cliccare sul computer, ma sullo switch. Fast Ethernet 1 sarà economia. E allora guardate cosa succede. Provo ad effettuare le mie operazioni lasciando, tra virgolette, il dev senza la configurazione VLAN. A questo punto facciamo un po' di prove, no? Allora, immaginiamo di voler dall'economia 3 voler pingare l'economia 2, quindi che cosa facciamo? Vado ad aprire questo alla mia interfaccia, vado su desktop, metto ovviamente mio command prompt, vado su ping 192.168.1.102, guardate, lui praticamente mi risponde, quindi la comunicazione scusatemi, interrete fondamentalmente già funziona. Praticamente quindi questo sta facendo questa tipologia di operazione qui. Ok, quindi sta praticamente facendo questo triangolo. Adesso dobbiamo capire se il 3 riesce a vedere fondamentalmente quello che è l'1. Allora facciamo un ping 192.168.1.101. Vado in invio e praticamente sembra che qualcosa non va. Ci sta mettendo un bel po' di tempo. Sapete per quale motivo succede questo? Perché tecnicamente io ho effettuato la segmentazione a questo livello, ma lo switch principale, tecnicamente, vediamo un po' com'è configurato. Se ci clicco sopra, praticamente lui mi dice che la fast Ethernet 01, che sarebbe questo switch qui, il primo, guardate cosa fa, ha solo la VLAN 1. Però tecnicamente, proprio per una questione di isolamento, noi abbiamo a disposizione due VLAN e non permetteremo a nessuno di effettuare queste tipologie di operazioni sulla VLAN 1. Io vado a selezionare economia e development. Allora, attenzione, dobbiamo selezionarle entrambe. Come facciamo? Allora, se volete, posso selezionarle praticamente tutte quante, impostando che questo switch non è in modalità access, ovviamente, ma in modalità trunk. Ok, cosa significa? Che in pratica è un trunk di connessione, ovvero è una struttura fondamentalmente che serve per interconnettere degli altri dispositivi, ok? Degli altri dispositivi della sua stessa natura o altro. Quindi guardate cosa succede. Vado a selezionare, praticamente qui in questo caso sono selezionati tutti, tolgo quelli che non mi servono, ok? Se volete sto forzando un po' la tipologia di struttura, poi capiremo che cosa significa questi valori dovremmo sempre lasciarli, tra virgolette, impostati perché sono valori di configurazione. Mi permette di capire quali sono le VLAN accettate. Stessa identica cosa, quindi la metto sulla fast Ethernet 1.1 in modalità trunk, seleziono tutto quanto tranne la default e quindi in questo caso nessuno si potrà connettere se non su una di queste due reti. Quindi vado ovviamente ad effettuare, ripropongo la mia operazione dal elemento 3, riapro il command prompt che aveva in request timeout. Attendiamo, scusatemi, qualche secondo che vadano in up tutti quanti i link.
Vedete, ci sono dei pallini, questa è andata in up. Adesso attendiamo anche quest'altra parte. Eccolo, questo in up. Adesso dobbiamo attendere questo. Eccolo qui, benissimo. Allora a questo punto cosa succede? Ritorniamo su il PC3, andiamo sul prompt, rifacciamo questo ping e se ci fate caso, vedete, questo sta funzionando. Bene, quindi siamo riusciti a raggiungere questo, quindi il PC di economia 03, siamo riusciti a mettere in comunicazione il PC economia 03 con il PC economia 01 e quindi siamo riusciti ad effettuare questa operazione. Bene, proviamo dal dev a pingare fondamentalmente l'1, quindi vado qui, vado su command prompt, quindi faccio un ip config, eccolo qua, io sono il 02. Quindi devo pingare l'uno che sta nella mia stessa rete, quindi sta sotto il mio stesso switch. Vado a fare un... Guardate, sono andato a capo così almeno non vedete quello che c'è sopra. Ok. Ping di 192.168.5.101. Eccolo qui, reply. E viene effettuato. La cosa un po' più importante secondo me è proprio capire come funziona con questo PC Dev 03 perché... Tecnicamente sullo switch, se vi ricordate, guardate, sulla fast Ethernet 2 io ho ancora selezionato la VLAN 1. Quindi, essendo praticamente sì, per carità, nello stesso range IP, fondamentalmente quindi nella stessa sottorete, la cosa un po' più importante è che se faccio un ping di 192.168.5.103, ok, a questo punto lui me lo dà irraggiungibile perché la mia sottorete, la mia VLAN, ok, è isolata, ok? Quale isolato? Tecnicamente questo computer è isolato. E infatti l'unico modo che ho per effettuare questa operazione è aggiungere ovviamente l'interfaccia Ethernet 2, ok, all'interno del reparto di development. Attendo ovviamente qualche secondo che l'impostazione lato switch venga effettuata, se ci fate caso questo è un pallino. Tra poco rifaccio l'operazione quando ovviamente la configurazione verrà assorbita dal mio switch. Ed eccolo qua, adesso riprovo, guardate, riprovo ad effettuare l'ultima operazione con la freccettina su, ed eccolo qui, cioè il reply from, vedete, anche questo è diventato disponibile, quindi in un certo senso avete capito un concetto principale, chi ha ovviamente l'accesso ai VLAN database degli switch ha il controllo di ogni singola operazione, di ogni singola porta, che noi andiamo ovviamente a sviluppare e soprattutto che noi andiamo a con cui andiamo in comunicazione. Questo è estremamente importante per quanto riguarda proprio il network administration, perché in questo modo evitiamo, okay, che le porte 1 possano essere abilitate, 2 possano essere sviluppate o comunque sia possano appoggiarsi su delle VLAN che non sono controllate e quindi possano essere soggette a sniffing.